Buongiorno cari amici di Barba Biancorossa e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, la squadra va in ritiro per decisione ovviamente della dirigenza per una settimana fino chiaramente alla sfida casalinga contro il Sud Tirol. Ritornando alla partita di ieri, oltre alle dichiarazioni di Polito rilasciate nel post partita, abbiamo detto insomma di un Bari molto arrendevole, un Bari inerme, un Bari senza grinta, senza verve, senza mordente, senza, non lo so, senza attributi, visto che i tifosi ovviamente e giustamente chiamavano la squadra ad uscirgli questi attributi, sempre i tifosi encomiabili, e in trasferta ed in casa anche. Però chiaramente si è raggiunto, credo, un limite, non dico invalicabile, però quasi, con un'aperta contestazione nei confronti della presidenza. La partita di ieri ci doveva far vedere un Bari che comunque doveva reagire a quella sconfitta patita in casa contro il Venezia, che era sulla carta superiore alla squadra biancorossa, quindi ci si aspettava una pronta reazione, una reazione di forza, una reazione d'orgoglio che non c'è stata, anzi, peggior uscita stagionale, peggior uscita da quando c'è Marino alla guida tecnica, squadra completamente disorganizzata, con giocatori che hanno fatto una cattiva prestazione. Io ieri l'ho chiamata una, globalmente una prestazione ignobile, perché comunque sono dei professionisti, devono dare il massimo, non ci possono, con tutto il rispetto per il Lecco. Anzi, devo fare una precisazione: ieri nel video ho scambiato, è stato un lapsus, il Lecco per il Como, forse per la vicinanza territoriale c'è stato questo mezzo lapsus, e mi scuseranno i tifosi del Lecco con i quali il Como, insomma, c'è un'accesissima rivalità, testimoniata anche dai cori della curva del Lecco di ieri, quindi chiedo venia. E, dicevo, ritornando alla partita di ieri, abbiamo assistito a un vuoto assoluto di fase offensiva, di fase difensiva, di centrocampo, squadra allungata, l'ultimo passaggio come nell'azione di Diav verso, se non mi sbaglio, Moracchioli. Palla lunga quando si era in superiorità numerica al limite dell'area di rigore lombarda, a centrocampo palloni buttati così alla carlona, voglio dire, la fase offensiva che se non c'è il lancio lungo o l'invenzione di Sibilli non esiste proprio un'altra alternativa. Tiri sbilenchi, tiri completamente fuori dallo specchio della porta, quasi in fallo laterale, falli da dietro da parte dei difensori in ritardo. Addirittura, ma secondo me è un'esagerazione aver dato qualche responsabilità del gol preso a Brenno, ma cioè Brenno magari sì, la poteva anche bloccare quella palla, però la respinta giustamente come si fa in questi casi, lateralmente, quindi con i pugni. Però lì si è trovato il giocatore Buso, e se non mi sbaglio è il figlio dell'ex giocatore Buso, che ha concluso a rete, ha portato i 3 punti alla propria squadra, che mi sembra riduttivo parlare di Brenno. Qui c'è tutto un collettivo che non gira, c'è tutta una preparazione che è stata fatta all'ultimo momento, gli ultimi giorni di mercato, con gli arrivi dei giocatori. Si è parlato di Mignani, il ritorno di Mignani, però io ho sempre detto, se i soldati sono questi, ci può stare Mignani, ci può stare Marino. Sì, magari con Mignani c'è ancora un buon feeling da parte della vecchia guardia, ma quanti giocatori nuovi sono cambiati, e tra l'altro anche i titolari,
quindi sono nuovi e titolari anche. Quindi anche questo, diciamo, lo ritengo un discorso riduttivo, perché comunque poi stando a guardare poi i risultati anche di Mignani, non è che si era fatto meglio a sfizza di pareggi. Sarebbe stato più conveniente fare 3-4 vittorie e 2-3 sconfitte in quella lista infinita di pareggi. Quindi, insomma, questi discorsi te li porta via il vento. Ci può stare chiunque in panchina, ma l'organico è questo, un organico costruito in fretta e furia, in maniera confusionaria, con giocatori mezzi rotti, e quindi la responsabilità inevitabilmente va a chi ha operato sul mercato, quindi naturalmente la dirigenza si è preso tutte le colpe, ci ha messo la faccia, sì, Polito, di questo va dato atto, ma voglio dire, ci mancherebbe, voglio dire, era normale che dovesse venire a mettere la faccia il direttore sportivo, è stato lui l'artefice della campagna acquisti, oltre al budget che gli è stato evidentemente lasciato dalla presidenza, altra colpevole di questo scorcio di campionato negativissimo e in piena crisi. Quindi vanno distribuite tra tutti, la scelta anche dell'allenatore, magari si poteva scegliere di meglio o non scegliere proprio, continuare con Mignani, però l'ho detto prima, ci può stare Tizio, Caio e Sempronio, ma gli interpreti sono questi. Quindi si va in ritiro, ci ha messo la faccia il DS Pulito. Chiaramente fino a quando non verrà data, lui si sente il primo responsabile, il punto più basso della sua gestione, così ha detto letteralmente parlando, e chiaramente la speranza è quella di un'inversione di rotta che dobbiamo ricercare, non si sa da quale porta, da quale via. Sicuramente, e questo va ribadito come concetto, sicuramente a gennaio devono essere apportate delle migliorie e delle modifiche, perché con questi giocatori assolutamente non si può continuare, soprattutto quelli di centrocampo, con l'infortunio di Maiello, Benali, sì, è bravo con i piedi, però a campo ora stesso, però il Bari ha bisogno di ben altro, cioè mette dei giocatori un po' lenti come a campo ora, rispetto a Kutsupias, che sono giocatori di gamba, sì, poteva dare un qualcosa in più al centrocampo, però rimaniamo sempre nel concetto collettivo di squadra, è un gruppo squadra che ha un tasso tecnico inferiore rispetto ad altri DB, e questo è comprovato dai fatti, oltre che dai numeri. Perciò la via d'uscita la devono trovare loro nell'attesa del mercato di gennaio, in questa settimana. Poi io ho tutta una teoria sui ritiri, cioè alla fine nei ritiri si stai insieme tutta la giornata, però alla fine fai lo stesso allenamento che faresti normalmente, cioè non è che li può spremere durante gli allenamenti Marino, se no già questo è il tasso tecnico che può dare in questo momento la squadra, in più arrivano appesantiti dai lavori atletici durante il ritiro settimanale, sarebbe controproducente. Quindi sì, va bene per ritrovare compattezza e morale e unità di spirito tutti quanti, però poi alla fine dei conti si fanno sul campo le stesse cose che faresti normalmente all'antistadio preparando le partite. Però detto questo, la devono trovare comunque una soluzione quanto prima. Io vi lascio, buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì sempre a Le La Bari a Le, e appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e le solite cose che dico sempre. Cerchiamo di arrivare a quota 800 e di superarli, perché no. Ancora buon lunedì a tutti, la barba bianco rossa. Ciao!